Buonasera a tutte, ciao carissima Graziella, Shulamit, ciao Chayamushka, Antonella, ciao Esther da Trieste, ciao Ilana da New York, ciao Sondrin da Bologna, ciao Rivka Rossella da Natania e quelle che arrivano. Buonissima serata, buon Erev Lagba Omer perché domani sera già saremo in pieni festeggiamenti. E infatti questa lezione di fatti è incentrata sulla festa che festeggeremo domani sera. Allora, come sapete, legata a due grandi protagonisti della festa sono Rabbi Akiva e Rabbi Shimon Bar Yochai. Allora, vediamo, entriamo un po', diciamo, nel mood e partiamo ovviamente prima da Rabbi Akiva, che era il maestro di Rabbi Shimon Bar Yochai e il suo legame appunto con la festa. E poi passeremo a Rabbi Shimon Baruch Hai e, come sempre, giustamente a lezione anche di Hasidut, uno spunto, diciamo, sull'ottica della Kabbalah della Hasidut. E stasera, come non mai, parlando di Rabbi Shimon Baruch Hai, appunto. Allora, partiamo appunto entriamo nel contesto storico, ok? Andiamo indietro nei secoli. E andiamo a Rabbi Akiva. Un attimo, vi devo mostrare anche qualcosa, già che ci siamo. Allora, qui abbiamo le generazioni dei Tanaim, se vedete, e abbiamo appunto i famosi Tanaim. Dunque, e tra i Tanaim poi vedremo appunto abbiamo gli Amoraim della Mishnah e i Tanaim. Tanaim e Amoraim. Allora, partiamo già, come vi ho detto, dal contesto storico, che è quello del periodo storico di Rabbi Akiva. Allora, c'è la distruzione del Beit HaMikdash, alla quale appunto, periodo appunto post-distruzione, vissuto appunto da Rabbi Akiva, il famoso detto anche di Rabbi Akiva, che quando gli altri Chachamim, vedendo Beit HaMikdash distrutto, piangevano, erano disperati e lui era felice, e diceva: ma come? Vedi il Beit HaMikdash distrutto? Dice: no, come è stato previsto la distruzione, è stata prevista anche la ricostruzione eterna. Dunque, come si è avverato la parte negativa, diciamo così, allora sicuramente adesso siamo nella fase della ricostruzione. Bezrat Hashem, Hashem manterrà la sua promessa e ricostruirà il Beit HaMikdash. Adesso siamo nel periodo dove i romani, dopo la post-distruzione del Beit HaMikdash, e la vita in Israele comincia piano piano a riprendere. E soprattutto grazie a un grande, a proposito di Tanaim, al Tanà Rabbi Yochanan ben Zakkai, che grazie a lui la città di Yavne è stata risparmiata e dei suoi Chachamim, dove che era la città dove risiedevano tutti i Chachamim, i grandi della generazione, e così ha mantenuto il centro, diciamo, ebraico, spirituale, dei superstiti, diciamo, e capendo soprattutto che la distruzione del Beit HaMikdash non era che una punizione. E infatti, punizione diciamo divina, perché come sappiamo avevano trasgredito diverse trasgressioni, forse anche appunto le più gravi in assoluto, e per quello hanno meritato anche il galù. Sapendo che però Hashem è buono e ha promesso la redenzione, e così sarà. Allora, come sappiamo, il Rabbi Akiva è particolarmente legato all'Alba Omer. E lui stesso, come vedremo alla fine della sua vita, farà parte dei famosi 10 Harugei Malchut, Asara Harugei Malchut, i 10 tzadikim che sono stati torturati a morte dai romani. E, parlando appunto di contesto storico, siamo a circa 50 anni dopo la distruzione del Beit HaMikdash, dove il centro della vita proprio ebraica era basata sul Sanedrin, sul Sinedrio. E Sinedrio che
si era spostato in 10 luoghi, tra cui Yavne, Yerushalayim e altri 8, e, come è riportato anche nel Talmud di Masechet Rosh Hashanah, che perché questi 10 spostamenti rispetto alla Shekhinah, dunque la presenza divina, che anche lei si è spostata, dunque, da dove si trovava, cioè dal Betamikdash. E piano piano, cioè con i peccati, la Shekhinah si spostava, ha avuto 10, diciamo, spostamenti, e dunque ecco perché anche il Sanedrin, che rappresentava il Sinedro, dunque la massima autorità rabbinica e giuridica, appunto, del periodo, del tempo, anche lei ha avuto fisicamente questi spostamenti. Allora, abbiamo questo periodo di Rabbi Akiva, il periodo dove abbiamo tanti altri Tanaim molto importanti, come Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Tarfon, ricordati anche, noi tutti li abbiamo ricordati, nell'ultima festa di Pesach, nella Haggadah, se vi ricordate. Dunque, il Nassì, poi c'era il Nassì che era a capo non solo del Sinedrio, ma anche il Rosh Yeshiva in assoluto, dove fissavano tutte le halachot, secondo appunto la Masoret, le usanze, la Kabbalah, da Moshe Rabbeinu. Dunque, è mantenuto di generazione in generazione, da Moshe Rabbeinu fino ai Tanai. Dunque, a parte la Yeshiva, la grande Yeshiva, quella essenziale, più importante, in ogni città vi erano diverse yeshivot, e anche nei villaggi più remoti non mancava proprio questa figura portante del Rav, del Tzaddik e della yeshiva. E queste yeshivot erano, a capo di queste yeshivot c'erano grandi chachamim, e abbiamo per esempio nel Rosh Yeshiva, la Yeshiva di Lud, che conosciamo fino ad oggi, dove vive mia mamma, i miei figli, mia sorella e tanti altri della mia famiglia. Allora, la Yeshiva di Lud, però, ovviamente, secoli addietro. Allora abbiamo Rabbi Eliezer e Rabbi Tarfon. Poi abbiamo Rabbi Akiva, era il Rosh Yeshiva della Yeshiva di Bnebrak, e così Rabbi Yeshua e gli altri, ognuno nella sua città. E anche a Tveria e anche altri posti, Tveria dove di fatto poi verrà sepolto Rabbi Meir Balanes, come che abbiamo anche ricordato appunto qualche giorno fa, che era la sua ricorrenza. E dunque abbiamo tutte queste grandi yeshivot dove erano frequentate da migliaia e migliaia di alunni, di talmidei yeshiva appunto. L'Ischut Talmud Talmida Yeshiva Elia ben Shulamit Graziella, Shelo Hatzlacha Bechol Maaseh Yadav, parlando di Talmida Yeshiva, mi è venuto subito a mente il nostro carissimo Elia Shebari. Ciao Sondrin, ciao carissima. Allora, dicevo che dunque parlavamo di queste grandi Yeshivot nel periodo appunto storico di Rabbi Akiva, e avevano preso su di loro questo insegnamento molto importante, che è Vegolel in Comtorà, cioè l'importanza di andare nel Galut, nell'esilio, per la Torah. Infatti, lasciavano le loro case, passavano di luogo in luogo, di città in città, di villaggio in villaggio, per studiare la Torah dal più grande Chacham, quello più importante, più conosciuto, più erudito. E quando, nel caso che un grande Talmid Chacham veniva in città, allora tutti gli abitanti della città si radunavano intorno a questa grande figura, e che poi elargiva della sua saggezza con perle di saggezza di Torah. Poi c'erano gli alunni, cioè i Talmidim, gli studenti, quelli più, diciamo, anziani, anziani nel senso non ragazzi, ma che erano già sposati. E anche lì lasciavano le loro famiglie per anni a volte, e sempre col pieno accordo della moglie, attenzione, precisiamo, per studiare Torah dai grandi della generazione. E la storia più famosa
di questa lontananza dalla moglie e dalla famiglia è appunto a proposito di Rabbi Akiva, che come sappiamo, 12 per 12 anni lascia moglie e figli, moglie che ha visto in lui un grande futuro, anche se era all'inizio una persona appunto analfabeta e molto semplice, padre di lei che è Albasavua, ricchissimo, importantissimo, poteva sposarsi il più erudito, il più hacham, il più ricco, eccetera. E lei invece ha visto in Rabbi Akiva, che allora era l'Akiva, un grandissimo potenziale, e non si è sbagliata come noi tante volte donne che abbiamo sesto e forse anche settimo senso. Dunque, lui una volta sposati però viene diseredata dal padre, dunque massima povertà, e però lei ci tiene tantissimo allo studio di Torah del figlio, del marito, pardon, poi dei figli ovviamente, e lascia la casa per 12 anni. E la famosa storia di quando torna dopo 12 anni, sente, avvicinandosi a casa, sente la moglie che dice a un'amica, a una conoscente: ah, dice, ma come? Ma tu hai lasciato tuo marito, ti ha abbandonato per così tanti anni? Dice: non solo che era con mio consenso, ma se mi sentisse adesso, gli direi di andare per altri 12 anni. E così fu, andò per altri 12 anni e tornò con 24.000 alunni, come sappiamo. Benvenutissima anche a Francesca, che spero che sei con la famiglia, perché è importante quello che stiamo studiando, sempre importante, ma adesso in particolare. Allora, siamo nel contesto storico di Rabbi Akiva, dunque 50 anni circa dopo la distruzione del primo Beit HaMikdash, e sto descrivendo un po' la vita di questo periodo, appunto. Ciao Anna, ciao carissima, un abbraccio anche a te, che non ho salutato prima. Allora, dunque, cosa succede? Che tutte queste donne, allora, non tutte le donne erano a livello di Rachel, moglie di Rabbi Akiva, di veramente sacrificare la propria vita familiare e coniugale per così tanti anni, però Rabbi Akiva non era l'eccezione alla regola. Perché nel caso per esempio di Rabbi Hanina ben Hachinai, anche lui lasciò, sempre col consenso della moglie, la casa per 12 anni e altri invece per periodi un po' più brevi, diciamo. Ecco, questo non tutti lo sanno, oggi vi dico un po' di cose che non tutti sappiamo, a parte che riprendo qui e là le cose più conosciute. Allora, di fatto, domanda che ci si pone. Di cosa si... Ok, bello lo studio, importantissimo, siamo tutti d'accordo, però... Soprattutto quelli che avevano famiglie, com'è che si mantenevano? Allora, c'erano dei Chachamim che erano molto ricchi di famiglia e dunque non avevano, non necessitava, diciamo, nel loro caso, il dover cercare lavoro e lavorare, perché si potevano permettere di vivere di rendita. E altri invece venivano aiutati dai genitori o dallo suocero. Tra di loro, per esempio, c'era quello famoso, il ricco par excellence di quella generazione, era Rabbi Tarfon, che non solo era estremamente ricco, dunque poteva permettersi di dedicare la sua vita interamente alla Torah, ma manteneva decine e centinaia di famiglie e dunque distribuiva dunque, ai poveri e dava anche la possibilità dunque, a questi mariti di dedicarsi interamente alla Torah. E questo dunque è molto importante, sempre e comunque con diciamo il consenso totale della moglie. Per capire che siamo in un contesto storico dove la Torah, dunque abbiamo parlato di diverse yeshivot in diverse città, in tutte le città, in tutti anche i villaggi, anche i posti remoti c'erano gli yeshivot, migliaia di alunni, la figura del tzaddik, del chacham, poi del Nassì non ne parliamo, erano figure di persone venerate, rispettate, venerate nel senso buono, che si venera solo Hashem ovviamente, ma nel senso di venerare il loro studio di Torah, il loro attaccamento per Hashem. E altri invece, come dicevo, dunque, certi avevano la possibilità di vivere di rendita, altri che potevano anche aiutare gli altri, altri invece che non volevano essere mantenuti da altri. Allora, lavoravano anche in lavori anche più umili per mantenersi, questo però comunque si accontentavano proprio del minimo.
E a questo proposito ricordiamo un altro tale importantissimo che era Hillel HaZaken, il famoso Hillel, Ciao Micole in Company and Family, un abbraccio, on parentesi. Ciao! Ciao carissima. Allora, siamo a Rabbi Akiva e sto descrivendo il contesto storico del periodo appunto di Rabbi Akiva. Allora, abbiamo tra questi Tanaim che però altri grandi eruditi che vivono la povertà. Dunque, Hillel, prima di diventare l'Hillel HaZaken che poi conosciamo, e dunque prima di diventare il Nassi, addirittura che era la carica più importante in assoluto, allora era veramente molto povero, e però ci teneva tantissimo ovviamente appunto allo studio del Torah. Allora un giorno, la famosa storia di quando è uscito, e questi Talmudei Torah erano a pagamento, e giustamente in un certo senso. Il che però Hillel HaZaken, non avendo la possibilità, un giorno è salito sul tetto ed era in pieno inverno per poter godere di queste parole di Torah, anche se non si poteva permettere di entrare come tutti. Cosa è successo? Che era talmente preso appunto da questo studio e da seguire la Torah che ed era un giorno di neve. E questa neve l'aveva addirittura quasi ricoperto e rischiava di morire assiderato. Per capire anche a che punto ci tenevano in questo periodo appunto di studiare Torah e legarsi a Hashem e la sua Torah. Allora, Rabbi Akiva, sappiamo che il suocero era uno anche dei più ricchi Kalba Savua della sua generazione, però che aveva diseredato la figlia perché ha voluto sposare quello che era all'origine un analfabeta. E anche lui dunque per anni ha vissuto nella massima povertà e si manteneva solo con faceva niente poco di meno che il taglianemia. E dunque una vita veramente di stenti. E però lo studio della Torah era quello che li riempiva, quello che li appagava. E si sentivano veramente molto ricchi. Parlavo con Ilana prima di questo concetto. Quando uno vive veramente la Torah nella sua pienezza e apprezza la salute, il poter essere in salute, di poter studiare e di poter dare della sua conoscenza agli altri, di poter arricchirsi e poi condividere con altri, veramente non si sente la difficoltà, la mancanza, ma ci si sente veramente ricchi nel vero e proprio senso della parola, che è la vera ricchezza, perché quella è quella eterna che rimarrà per sempre. Dunque, vediamo anche dunque, che c'erano tantissimi talmidim ed erano molto legati proprio corpo e anima, come si dice, al loro Rav, alla loro guida spirituale, che era il Rav, che gli volevano bene come un padre e anche di più, perché un padre ti dà la vita terrena, materiale, fisica, però il Rav ti dà ti prepara alla vita eterna, che è quella della vita dunque della Torah e delle Mitzvot, che grazie alla quale si compra, tra virgolette, il Gan Eden nella vita eterna. Dunque, e c'era molto questo del Shimush Tzadikim, cioè proprio servire i Talmidei Chachamim e tutto. Allora, questo condividere la Torah lo condividevano con tutti, non solo con i loro studenti, ma anche con le persone anche più semplici. E prima delle feste si radunavano nei Bate Knesset e preparavano il popolo e dunque gli abitanti della città o del villaggio che sia alle feste. E proprio il loro scopo era di rafforzare dunque lo spirito e la vita dunque spirituale. E il bello che precisa qua che l'Ezrat Nashim, dunque noi abbiamo parlato molto degli uomini, del loro attaccamento alla Torah, di come si davano, anche lasciavano mogli e figli per anni, anche si allontanavano, che vivevano anche di stento, pur di studiare Torah. Però qui, e qui precisiamo, la figura delle donne, che è sempre molto importante, dove le donne avevano, diciamo, erano le basi portanti del popolo. E quando, per esempio, venivano questi grandi rabbini a fare delle drashot, no? E preparare il popolo alle feste o a quant'altro, fare i drashot di Torah, la Ezrat Nashim, dunque il matroneo, era stracolmo di donne che portavano anche loro i loro figli a seguire appunto i divrei Torah.
era chiaro per tutti che la Torah è tutta la vita e la vita non è altro, cioè non vale essere vissuta se non per essere vissuta appieno nell'ambito della Torah e delle mitzvot. Dunque seguivano alla lettera i Chachamim, dunque c'erano proprio questo rispetto massimo per ogni parola che proferivano, dunque e tutto era secondo il Din, secondo l'Halakha. Voilà, questo per dare, diciamo, un quadro della situazione in genere degli ebrei. Adesso, politicamente parlando, siamo sotto il dominio romano e arriviamo qui a una pagina della storia molto importante, che non so chi di voi conosce, chi più, chi meno, adesso ve la riprendo brevemente, dove si parla della. Allora, sappiamo che il periodo questo della Sfirà di Lagba Omer è legato appunto a Rabbi Akiva e i famosi appunto 24.000 alunni che purtroppo sono venuti a mancare in questo lasso di tempo tra Pesach e Lagba Omer perché appunto avevano mancato di rispetto. Questo l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma poi Blinede riprendo questo punto dopo. Adesso, nello stesso periodo c'era, dunque erano sotto dominio romano, come dicevo, allora è scoppiata una rivolta e a capo di questa rivolta c'era il famoso Bar Kokhba, che si chiamava all'origine Bar Cosiva, che poi è stato nominato Bar Kokhba, Darach Kochav Miyakov, Kochav vuol dire stella, era un potenziale Mashiach, perché in ogni generazione sapete che c'è il Mashiach della generazione. Allora, dunque erano sotto, come riprendo, dicevo, sotto dominio romano, poi c'è questa rivoluzione. Con a capo Bar Kokhba che sfida l'esercito di Adriano, l'imperatore Adriano. Allora, cosa ha fatto Adriano all'inizio? Ha promesso di ricostruire Yerushalayim, il Beit HaMikdash appunto distrutto, però poi si è rivelato non, diciamo, uno dice, beh, wow, vuole ricostruire il Beit HaMikdash. Yerushalayim, fantastico, invece no, il suo scopo era in realtà di trasformare la città più sacra del mondo, dunque Yerushalayim e Eretz Israel, in una dimora per l'idolatria. E a quel punto gli ebrei ovviamente si sono rivolti, c'è stata questa rivolta, e per non permettere a questo malvagio di attuare il suo piano. E dunque si sono preparati a questa grande rivolta contro l'impero romano, perché attenzione, parliamo qui dell'impero romano, e a capo c'era, come dicevo, questo Bar Cosiva, che era dalla città di Xiv, che era un eroe, era molto, molto forte fisicamente e moralmente, spiritualmente, e veramente tutti erano pronti, lui in primis, a dare la vita per liberare Israele dall'oppressore, oppressore che, come abbiamo detto, voleva imporre l'idolatria e tutto quello che è evitare al popolo di seguire la Torah e le mitzvot. Questo Bar Kokhba era sostenuto pienamente da Rabbi Akiva, che ha molto creduto in lui come un shaliach di Hashem, un emissario divino, che avrebbe veramente liberato il popolo. Però purtroppo, infatti anche gli alunni di Rabbi Akiva erano pronti a seguirlo, a dare la vita pur di salvare la terra di Israele. E all'inizio veramente ci sono state delle vittorie straordinarie, miracolose, però a un certo punto Bar Kokhba purtroppo è caduto nel tranello della vanità, che come sapete è aberrata da Hashem e dalla Torah, e ha detto, e un giorno si è espresso, ha detto: Hashem, se non ci aiuti, ci accontentiamo che non aiuti i nostri nemici e noi ci arrangeremo già da soli. Dopo questa infelice espressione, no? Uscita, come si dice,
E c'è stato invece, ovviamente, come possiamo capire, perché tutta la forza e tutte queste vittorie erano grazie a Hashem e all'aiuto di Hashem. Lui però le ha attribuite alla sua forza e dunque è caduto purtroppo come tanti umani in questo grave errore di vanità e mettendo Hashem da parte. E allora Hashem vi ha fatto vedere che metti Hashem da parte, vuoi fare da solo, prego. E purtroppo i romani hanno avuto la meglio e anche Bar Kokhba è stato ucciso con altri purtroppo migliaia di ebrei. E, dunque, come vediamo, una storia veramente, una parte molto tragica, ok? Infatti, parliamo da Adriano, sono passati a Giulio Cesare, che è andato appunto contro questa forza che all'inizio, come vi ho detto, erano veramente straordinari, miracolosi perché la loro forza era di Hashem, però poi, e c'è una parentesi importante da non dimenticare sempre in questo periodo, che i romani avevano assediato la città di Betar, e dove si trovava, dove c'erano appunto tutti questi grandi tzaddiki, come abbiamo detto. E a Tisha B'Av la città di Betar cade nelle mani dei romani. Infatti, tra le cose che ricordiamo il giorno di Tisha B'Av è appunto la caduta di Betar, e hanno ucciso appunto migliaia di ebrei. E come vi ho detto, anche Bar Kokhba era tra le vittime della guerra, e per un lungo periodo non hanno meritato e non hanno avuto sepoltura. E dopo poi, Baruch Hashem, alla fine hanno, cioè, però per un periodo non hanno avuto sepoltura. E dunque questa indipendenza che avevano acquisito grazie a queste prime vittorie era durata solo il lasso di tempo di 3 anni. E poi Adriano, quando ha avuto la meglio, purtroppo ha perseguitato in modo ancora più pesante gli ebrei e ha vietato loro di studiare Torah, di osservare di Shabbat, le mitzvot, eccetera. E dunque era un periodo che un po' ricordava il periodo di Antiochus, no? Con la storia di Hanukkah. E Rabbi Akiva ha riconosciuto il suo grande sbaglio e ha poi guidato, sbaglio umano, perché in effetti era qualcuno di grandioso come Shaul HaMelech, che è stato unto da Shmuel HaNavi, che Shmuel era a livello spirituale, aveva l'importanza quanto Mosè e Aaron messi insieme, eppure poi Shaul a un certo punto ha fatto il grave errore che avevamo studiato a suo tempo, ricordate, con Amalek. Dunque, a volte umanamente ci si sbaglia. Rabbi Akiva, in questo caso, con Bar Kokhba. E a un certo punto, allora, Bar Kokhba, Rabbi Akiva, dunque, riconosce questo errore e riprende la guida del popolo e li indirizza verso diciamo, quello che dovrebbero fare, e non fa caso ai divieti, come abbiamo detto, elencato prima, dell'impero romano sugli ebrei in Israele. Quando qualcuno si era, uno appunto si erano rivolti a Rabbi Akiva e gli hanno detto: ma com'è che puoi andare contro le leggi dell'imperatore e degli oppressori in questo caso, e rischiando la vita tua e di tutti quelli che tu stai sostenendo, e rischiano la vita andando contro appunto i decreti. Allora gli ha detto il famoso esempio di questa volpe che passeggiavano intorno a un fiume e vede i pesci che corrono a destra e manca. Cioè, beh, da dove, perché correte? Da chi scappate? Dice no, perché scappiamo dalle reti che ci vogliono appunto prendere, degli umani. E allora gli ha detto: beh, a questo punto, beh, perché scappate? Avete paura delle reti in acqua? Uscite dall'acqua e così vi salverete. Allora dice: ah, e tu saresti l'animale, diciamo, più furbo, diciamo, degli animali,
Beh, non hai dimostrato la tua intelligenza, perché se nell'acqua siamo in pericolo, tanto di più se usciamo dall'acqua, essendo pesci e non potendo vivere fuori dall'acqua. L'acqua, ovviamente, paragone, i pesci sono gli ebrei e l'acqua è la Torah, come sappiamo, e dunque se studiando Torah siamo in pericolo, tanto di più se usciamo dall'acqua, se ci stacchiamo dalla Torah. Come sappiamo che alla fine Rabbi Akiva purtroppo è stato... Sì, catturato dai romani e mancato con delle sofferenze immani perché è stato torturato a morte finché la sua anima purissima è salita al cielo gridando Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad. E Rabbi Akiva ha sempre sognato di dare la vita per Hashem e così di fatto quello che successe. Avrei ancora tante cose su Rabbi Akiva da dirvi, ma sono già le. No, vorrei arrivare a Rabbi Shimon Bar Yochai. Allora mi fermo qui su Rabbi Akiva e passo a Rabbi Shimon Bar Yochai. Allora, Rabbi Shimon Bar Yochai, alunno di Rabbi Akiva, muoiono i 24.000 alunni di Rabbi Akiva e si riforma un nucleo all'inizio di cinque grandi che sono tra di loro. Abbiamo Rabbi Shimon Bar Yochai, dunque alunno di Rabbi Akiva. E abbiamo, rimanendo nel contesto storico, l'imperatore Antonino e i decreti, dunque, emanati allora, si sono meno, diciamo, alleviati, chiamiamo così. E dunque, Rabbi Shimon Bar Yochai con gli altri Tanaim hanno potuto di nuovo riprendere lo studio della Torah in mano in modo, diciamo, palese senza appunto le persecuzioni. E tra di loro abbiamo il Tana Rabbi Yehuda ben Baba e che era un grandissimo Tana e che da lui poi si sono riformate le yeshivot di cui abbiamo parlato all'inizio della lezione, se vi ricordate, e anche lì Baruch Hashem centinaia e migliaia di talmi. Rabbi Shimon Bar Yochai però odiava l'impero romano e per appunto non era un odio a caso, era un odio dovuto appunto a queste persecuzioni contro la Torah e coloro che la osservano. E quando una volta si è espresso in modo molto chiaro, ma molto anche non positivo a proposito appunto dell'impero romano, hanno voluto appunto era ricercato e hanno voluto appunto imprigionarlo. Se non molto peggio. E allora all'inizio Rabbi Shimon e suo figlio si sono nascosti nel Beit Midrash, dove appunto si studia Torah, ma quando il pericolo si faceva, diciamo, più forte, allora a quel punto hanno dovuto nascondersi nella famosa grotta che, come tutti sappiamo, la grotta dove Rabbi Shimon Bar Yochai e il figlio si sono nascosti per 13 anni, dove giorno e notte hanno dedicato la loro vita alla Torah. Quando sono usciti poi finalmente dalla grotta, allora Rabbi Shimon è diventato la guida veramente del popolo, un grandissimo tzaddik, riconosciuto da tutto Am Israel, riconosciuto come Ish Elohim, uomo di Hashem, e un grandissimo Tanà. Poi hanno dovuto andare a Tveria, i famosi Chamei Tveria, le terme di Tveria, dove lì dopo 13 anni, potete immaginare, il loro corpo in che stato era, nascosti in una grotta e sottoterra, passavano una giornata, i vestiti li indossavano solo una volta a settimana, solo per Shabbat, e per studiare Torah, visto che non si può studiare Torah senza vestiti, allora si coprivano, entravano, hanno fatto tipo una buca nella terra, e questo ovviamente ha provocato loro tanti danni fisici, dunque sono andati nella città di Tver, nelle terme, per le cure. E come anche hanno preso su di sé di purificare questa città anche in segno di riconoscimento e perché si sa che che nella città di Tveria c'erano appunto dei quartieri che sono stati costruiti su dei cimiteri. E sapete che c'era anche un problema anche per i Coanim, perché i Coanim sapete che non possono andare in un cimitero dove, allora era veramente un problema molto serio. Allora, grazie a Rabbi Shimon Bar Yochai e suo figlio, hanno
riconosciuto tramite ispirazione divina tutti i posti dove c'erano del farotto o delle o dei insomma dei cimiteri o anche delle tombe, e così per spianare e purificare la strada a tutti i Kohanim. Ok, poi cosa vediamo? Che adesso parliamo della Babilonia, e di nuovo nube oscure sul cielo di Israele, dove quando nella Babilonia è scoppiata una rivolta contro l'impero romano, allora una grande parte dei Israel che si trovavano in Israel hanno preso parte a questa rivolta. Dunque, cosa è successo? Che questa rivolta è durata 4 anni e con la vittoria dei Romani, e dunque anche in Eretz Israel si sono, diciamo, vendicati dunque degli ebrei. E nel frattempo Marco Aurelio è stato nominato imperatore, e che però Marco Aurelio, come sappiamo, era un imperatore molto positivo, molto buono, soprattutto per gli ebrei. E quando allora hanno voluto mandare, diciamo, una mishlacha, dei rappresentanti all'imperatore, e si sono rivolti a Rabbi Shimon Bar Yochai di essere, diciamo, a capo di questa mishlacha, di questi che rappresentavano appunto il popolo ebraico. E con loro c'era anche Rabbi Elazar, che era figlio di Rabbi Yosè, che lui aveva, diciamo, la padronanza della lingua latina allora, e Baruch Hashem sono riusciti, hanno avuto grande successo, e diciamo, per il popolo ebraico, diciamo, le oppressioni si sono molto alleviate grazie appunto a questa a Rabbi Shimon Bar Yochai e Rabbi Elazar. E allora adesso, finito il contesto storico brevemente, ma perché ci sarebbe ancora tanto da dire, ma mi fermo qua per arrivare al lato Hasidut e anche a degli aneddoti su Rabbi Shimon Bar Yochai molto interessanti. Allora, sappiamo che Rabbi Shimon Bar Yochai, come abbiamo detto, ha dato vita, corpo e anima letteralmente per la Torah, e diceva, lo vediamo nel Masechet, nelle Mishnayot di Avot, cosa diceva. Abbiamo tutti i Tanenim, ognuno quello che dicevano, il suo detto, il suo mantra. E quello di Rabbi Shimon Bar Yochai era che tre che si siedono a tavola e non dicono divrei Torah, è come se avessero consumato dai sacrifici, dalle offerte che si no, offrivano no. agli idolatri, e perché era un'usanza appunto di. Non so se lo ascolti anche tu la lezione. Su Margherita. Ciao, chiudo. E Chiara, per quelli che non ho salutato prima. Ciao carissimi. Allora, c'è un bellissimo aneddoto a proposito di Rabbi Shimon Bar Yochai, che quando era Zidon, c'era una donna che si è sposata e per 10 anni non è riuscita a avere figli. E sapete che secondo l'Alaha, un uomo che sua moglie non porta figli per 10 anni ha il permesso di divorziarla, perché l'uomo ha l'obbligo di attuare la mitzvah di Purvu, di avere figli, e se questa sua moglie non riesce ad avere, può divorziare dopo 10 anni e sposarsi con un'altra che lì, grazie alla quale potrà attuare questa grandissima mitzvah. Passati 10 anni, il marito, con molto sofferenza e rancore, però giustamente voleva attuare la mitzvah, e aveva deciso dunque di divorziare. Vengono questa coppia davanti a Rabbi Shimon Bar Yochai e vogliono divorziare, e Rabbi Shimon gli dice: come vi siete sposati in pompa magna con questo matrimonio, no? Come si fa di solito? Allora io vi consiglio di fare ugualmente per il divorzio. Dunque, festa, musica, canti, balli, eccetera. Bene, Rabbi Shimon Bar Yochai chiede, si fa. E così organizzano questa bellissima festa,
quando, dopo aver bevuto, come si fa di solito nelle feste, dunque un po' di alcol qui e là, e, allora il marito dice alla moglie, che ex quasi, non ancora, ma ex, prima del get, gli dice: guarda, prendi qualsiasi cosa vuoi dalla casa, anzi l'oggetto anche più prezioso che c'è in casa, e portalo con te alla casa, perché doveva tornare alla casa di suo padre, essendo divorziato, e alla casa di tuo padre. Cosa ha fatto? Quando lui si è addormentato, appunto avendo bevuto un po', ha fatto accenno ai suoi, insomma, agli aiutanti di casa, servitori, no? Aiutanti di casa, e ha detto loro: prendetelo col letto, dunque 3-4 uomini, e portatelo a casa di mio padre. Mezzo alla notte questo si sveglia, e passata la sbornia, e dice: ma dove mi trovo? E dice: beh, sei a casa di mio padre. Dice: ma cosa c'entro io con la casa di tuo padre? Perché mi trovo qua? Dice: sei tu che mi hai detto di prendere la cosa che ho più preziosa e portarla da mio padre, e tu per me sei la cosa più preziosa. L'indomani si presentano da Rabbi Shimon Bar Yochai, e dopo che ha sentito cosa era successo, non ha voluto appunto giustamente dare loro il divorzio, ma piuttosto ha pregato che avessero figli, e l'anno dopo nacque il loro primo figlio. Dunque, una bellissima storia che mostra la grandezza di Rabbi Shimon Bar Yochai. E volevo anche dirvi, aspettate un attimo, mi sono persa gli appunti, ok? Allora, quando parliamo di Rabbi Shimon Bar Yochai non possiamo non parlare ovviamente del suo libro par excellence, che è il libro dello Zohar, ok? Allora, quando per centinaia di anni questo libro dello Zohar, che si tramandava di generazione in generazione, finché Rabbi Moshe Rabbi Shem Tov di Lyon, circa 700 anni fa, ha stampato il Sefer HaZohar, e da allora questo è il libro chiave della base della Kabbalah, di quello che noi chiamiamo oggi la Kabbalah, è scritto in aramaico, e dunque una fonte di santità, di purezza che eleva l'anima, tramite la quale possiamo arrivare a livelli eccelsi di santità. E, infatti Rabbi Shimon Bar Yochai stesso ha detto: con questo mio libro Ibn Israel usciranno dall'esilio, dall'ultimo esilio, e arriverà finalmente Mashiach. Adesso volevo concludere con due punti. Il primo è della dipartita di Rabbi Shimon Bar Yochai. Allora, quando Rabbi Shimon Bar Yochai ha sentito che i suoi giorni sono contati, allora entrano da lui Rabbi Pinchas, Rabbi Chia e Rabbi Abba per visitarlo, e vedono che il figlio Elazar si stava occupando del padre, e padre che, come dicevo, aveva i giorni contati. E si rivolgono questi grandi, questi Rabbi Chia, Rabbi Abba, eccetera, si rivolgono a Rabbi Shimon Bar Yochai, e con immenso dolore si esprimono e gli dicono: tu sei il pilastro del mondo, com'è che puoi abbandonare il mondo? Cioè, tu non puoi morire, in altre parole, cioè se tu, il mondo si tiene su di te, se tu te ne vai crolla il mondo. Allora Rabbi Shimon li ha tranquillizzati e gli ha detto che lui si sarebbe presentato davanti al Beddin, no, al tribunale supremo dei cieli, ed è sicuro che Hashem avrà pietà e perdonerà i peccati e manterrà comunque in vita il mondo. Allora, mentre stava parlando, a un certo punto si azzittisce e tutti sono presi un po' dal panico, e d'un tratto sentono un profumo straordinario, che era qualcosa di veramente mai sentito. E tutta la stanza dove si trovava appunto Rabbi Shimon Bar Yochai e questi Rebbeim
viene avvolta da questo profumo straordinario e sentono che Rabbi Shimon dialoga con qualcuno, però ovviamente non sapevano con chi. Quando poi a un certo punto si rivolgono a Rabbi Shimon e gli dicono cosa è successo, cosa abbiamo vissuto, allora gli ha detto: adesso mi hanno mostrato il mio posto nel paradiso, nel Gadente, però non ero soddisfatto e mi sono scelto un posto vicino a il Navi, profeta Ahia Shiloni. Quando sono tornato qua, ho portato con me un po', un che del profumo del paradiso del Gan Eden, ed è quello che voi avete sentito. E il giorno di Lag BaOmer, i suoi alunni hanno sentito che sarebbe stato il suo ultimo giorno, si sono tutti radunati intorno a lui e Rabbi Shimon Bar Yochai ha quel giorno, il giorno di Lag BaOmer, domani sera, ha cominciato a svelare a loro dei segreti della Torah, segreti eccelsi, e dunque questo, e c'era una luce straordinaria, che sarà stata anche quella la luce del Gan Eden, che avvolgeva tutti i Talmidim nella presenza del maestro che svelava questi segreti fortissimi della Kabbalah. Poi a un certo punto Rabbi Shimon ha chiesto che Rabbi Yitzchak si sedesse vicino a lui e di scrivere, trascrivere parola per parola quello che avrebbe detto. E così fece. E dice: questo è un giorno dove c'è la Shekhinah, la presenza divina che si è posata su di noi. E dice Rabbi Shimon a tutti i presenti: e io vi svelerò i segreti più segreti della Torah, e che non ho mai rivelato a nessuno fino ad ora. Dunque, che Rabbi Abba prenda appunti e segni ogni parola che dico. E voi altri ascoltate, di modo che le mie parole entrano non solo nelle vostre orecchie, ma soprattutto nei vostri cuori. Rabbi Shimon Bar Yochai si avvolge con un talit, col suo talit, e comincia a proferire parole di Torah, di Kabbalah, segreti profondissimi e della Torah, dei Nevi'im, dei Ketuvim, e in mezzo si ferma e ha chiesto di portare una sedia e di posizionarla vicino a lui, e perché stava invitando l'anima di suo genero, Rabbi Pinchas ben Yair, che è scesa direttamente dal Gan Eden per ascoltare le parole di suo suocero, e le ultime parole di Rabbi Shimon Bar Yochai, che era suo suocero. Ovviamente, sentendo questo, immaginate, no, l'atmosfera di santità e di timore e di riverenza in quel momento. E quando Rabbi Shimon Bar Yochai arriva al Pasuk Kisham Tziva Hashem et Abracha Chaim Adolam, e arriva la parola Chaim, a quel punto non si sente più Rabbi Shimon, e Rabbi Abba, che stava appunto prendendo appunti, aspettava di continuare, non sente più niente. In quel punto ci fu una luce accecante che riempì la stanza, con questo veramente era fortissima, e al punto che uno non poteva vedere l'altro, e hanno capito che questi erano i momenti in cui l'anima più che pura, più che santa di Rabbi Shimon Bar Yochai stava salendo da Hashem. Dopo un po' hanno detto, ovviamente bisognava dare l'ultimo kavod con la sepoltura a Rabbi Shimon Bar Yochai, e ovviamente ogni città voleva che Rabbi Shimon fosse sepolto nella sua città, e Chachamim, eccetera, dunque c'erano grandi discussioni. Quando è arrivato il giorno del funerale, non c'erano più discussioni, perché la
la bara di Rabbi Shimon Bar Yochai, dunque il mità, insomma, dove c'era Rabbi Shimon Bar Yochai, si solleva da sé e viaggia fino ad arrivare e a posarsi nella, a Meron, che come sapete fino ad oggi è la grotta dove si trova Rabbi Shimon Bar Yochai. E dunque fino ad oggi, infatti, non dimentichiamo domani sera di accendere il lume per Rabbi Shimon Bar Yochai, e che è appunto il nostro grandissimo tzaddik. Allora, volevo raccontarvi. Ah, ecco, ciao amore! Chi mi segue in differita dice: questa cosa gli è preso? No, ho appena visto tesoro, il figlio di Nicola, amore, che anche lui segue. Eccolo qua, Zohar. Eccolo qua. Non sento. Aspetta, eccolo qua. Shalom. Ciao tesoro, ciao, sei venuto con la mamma. Oggi ho incontrato tua nonna al My Caffè. Ho mandato anche la foto. Oggi ho incontrato, ogni tanto entrava anche la mamma di Nicole, no? Allora l'ho incontrato oggi dal vivo, l'avevo vista anni fa, Yerushalayim, l'avevo incontrata, e oggi dal vivo. Allora, ragazze, volevo concludere con un punto, allora, un punto velocissimo di Hasidut e poi una storia, e concludiamo la nostra bella lezione, bella di Hashem, che grazie, che ci arricchisce, con, allora, a proposito di Rabbi Shimon Bar Yochai, allora, abbiamo detto che si era aveva dato la vita per la Torah. Allora, c'è un aneddoto anche molto bello, molto interessante, dove uno degli alunni, dei studenti di Rabbi Shimon Bar Yochai, era andato fuori da Eretz Israel e si era morto arricchito. I suoi ex compagni, quando è tornato in Israele, il miliardario, avevano anche un po' di gelosia, no? Anche loro volevano, ok. E cosa fece Rabbi Shimon Bar Yochai? Li porta in questa Bik'a, vicino a Meron, e dice: Bik'a, Bik'a, che riempiti di monete d'oro. E immediatamente si riempie di monete d'oro. E dice Rabbi Shimon Bar Yochai: prego, volete essere ricchi anche voi? Prego, servitevi. Però sappiate che state prendendo dalla vostra parte nel mondo futuro. Hanno ben capito, percepito il messaggio, e non hanno, nessuno poi ha toccato niente. Allora, cosa vediamo da questa storia? Sappiamo che Rabbi Shimon Bar Yochai, come abbiamo detto, si è dato corpo e anima per la Torah, letteralmente, tutta la sua essenza era solo Torah, e sapendo che tutta l'abbondanza, anche materiale, non solo spirituale ovviamente, ma anche materiale, come Hashem ha promesso, è dalla Torah. Che se una persona, perché come un essere umano, cos'è? Faceva, era un mago? Faceva magie? No, perché era talmente elevato spiritualmente, talmente legato alla Torah, che era arrivato a essere vicino ad Hashem, che ogni sua volontà veniva esaudita. E sapendo che anche l'abbondanza dunque materiale viene da Hashem, così come la benedizione, così come la pace, eccetera. Dunque nel Galut, nell'esilio, noi non vediamo molto questo legame tra la Torah e tra l'abbondanza, no, che fuoriesce da essa, perché noi siamo nell'esilio e siamo in esilio e non abbiamo ancora il Bet HaMikdash, la Kedusha, la santità così rivelata. E perché l'esilio appunto nasconde la verità. Però quando si rivela la verità, allora, Bezrat Hashem, fra pochissimo con Mashiach, allora si rivelerà nel mondo, vedremo questa luce come hanno visto i Talmidim di Rabbi Akiva, sentiremo il Reach di Gan Eden, saremo a dei livelli molto alti, perché non ci sarà più concetto di male e solo bene, e dunque potremo percepire la Torah nella sua essenza nel modo più completo. Adesso Rabbi Shimon Bar Yochai, che la Torah era la sua essenza, dunque per lui, anche se era cronologicamente parlando, ha vissuto in un periodo dove era ancora l'esilio, non c'era Mashiach, però
la materialità non nascondeva la spiritualità. Cioè lui è come se per lui c'era già Mashiach. Cioè lui viveva pienamente, talmente la Torah, che viveva come se fosse nell'era messianica. Dunque ha potuto mostrare a questi suoi talmidim la forza e l'influenza della Torah tramite questa valle piena di monete d'oro. Dunque, malgrado fosse nel periodo del Galut, dunque dell'esilio, aveva la forza di vedere oltre, cioè vedere la verità divina di Hashem, dunque l'essenza stessa del creato, come appunto mi avevo detto, che come lo vedremo noi presto con Mashiach. E questo soprattutto tramite appunto la Pardes, Shat, Remis, Drash, Sod, Sod che sarebbe la Kabbalah, dunque il Primiuta Torah, e grazie a quello anche noi oggi possiamo arrivare, Bezrat Hashem, a avvicinare più possibile il Mashiach tramite lo studio che noi nel nostro piccolo una volta a settimana abbiamo appunto questa lezione di Hasidut, e chi più ne ha più ne metta possa studiare più Hasidut possibile, e questo portarci veramente a avvicinare Mashiach e anche nel quotidiano ognuno di noi vedere la Kedushah, vedere la santità nella materialità, prima ancora della rivelazione assoluta e prestissimo di Mashiach. E concludo con una amen, amen, amen. Allora, la mia amica Efrat Miriam, che è entrata stamattina, ieri mattina, per chi c'era alla lezione o chi ha seguito per differita, allora volevo raccontarvi la sua storia. Doveva essere con noi, ma poi ha avuto una mitzvah importante da fare, dunque non è con noi, però ve lo dico e vi racconto a suo nome. Io l'ho conosciuta una ventina di anni fa a Kfar Chabad, quando ancora vivevo a Kfar Chabad, e allora lei era appena risposata la seconda volta. Allora lei è nata in Francia, in Marocco, pardon, e poi cresciuta, è venuta a studiare in Israele, si sposa una prima volta e con il primo marito vive 7 anni e non riesce, non ha figli. Poi qualche anno di dove era divorziata e si risposa, seconda volta anche altri 4 anni e non ha figli, dunque in tutto 11 anni. Finché un giorno sogna, fa un sogno bellissimo con il Rebbe, con una pentola, con dei pesci, sapete che il pesce è il simbolo di Purvu, e bellissimo sogno, adesso non mi ricordo oggi tutti i dettagli, ma comunque bellissimo sogno con il Rebbe, con i pesci, con la Brachà, e qualche giorno prima di Lag BaOmer, forse anche alla vigilia di Lag BaOmer, mia mamma, la rabbanite Rachel Haddad, che adesso vive a Lud, di cui abbiamo parlato prima, la città di Lud, e che è stata mandata direttamente dal Rebbe, proprio tête à tête, face à face, una 55 almeno anni fa a Milano come Shlichà, e essendo la Shlichà di Rebbe, sapete che Shlucho Sheladam Kemoto, il messaggero, è come il mandante. E dunque tante volte nella sua vita mia mamma ha dato tante brachot, anche per le sue grandi mitzvot, tra parentesi io lo posso dire, e solo avere 8 figli e crescerli a Milano, eccetera, eccetera, e tutti nella via della Torah, è già la dice lunga su mia mamma, Baruch Hashem. Comunque, il punto che volevo dire, che mia mamma, con un'altra amica comune e io, e la sottoscritta, siamo andate in casa di questa mia amica Efrat, era come dicevo la vigilia appunto di Lag BaOmer, e mia mamma abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo messo gioia. Sapete che le brachot, le benedizioni, come tutto, non possono esistere se non tramite la gioia. Dunque già abbiamo portato gioia, brachà, cioè gioia, felicità, canti, balli, eccetera, e abbiamo concluso con la berachà di mia mamma, Shlecha del Rebbe, che a nome del Rebbe dice: io mi permetto a nome del di darti una bracha, Bezrat Hashem, che questa casa, Bezrat Hashem, si riempa di bambini. E un anno dopo, a Pesach, Efrat, gli nasce il primo figlio maschio, che oggi ha 15 anni, Baruch Hashem, tesoro, e si chiama Menachem Mendel, come Rebbe, e come no. Passano 4 anni, aspettate, 6 anni, credo, perché 6 anni,
E il marito di Efrat un giorno sogna, fa un bellissimo sogno sul Rebbe, e si sveglia la mattina con il miele. Chaimushka? Chaimushka, mi senti? Sì. Aiutami che mi è sfuggito un attimo. Cos'era col miele? Che intingeva il miele per fare il pane. Il Rebbe era entrato in casa. Sì, era entrato in casa, si è seduto. Il Rebbe era entrato in casa loro, sì. Aveva fatto sì, ha preso il pane e l'ha intinto nel miele. Sì, sì, sì. Ecco, grazie, no, un momento. Prego, no. Allora, no, perché lei c'era stamattina per la seconda parte. Allora, ho detto che avremmo condiviso. E allora, Efrat, di cui avevamo parlato anche l'importanza di quando si racconta un sogno e chi ascolta, dunque attenzione a chi lo si racconta, perché l'interpretazione è importantissima. E qui la moglie, dunque la mia amica interpreta, dice adesso ci arriva la femmina. E l'anno dopo nacque la sua Orian Bracha. Dunque vicino all'Agba Omer, come abbiamo detto, era la vigilia di l'Agba Omer, una storia vissuta di persona. Io ho avuto anche un miracolo, parlo di 16-17 anni fa, ero sulla tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai, che come dicevo, raccontavo, andare in questo periodo, cioè all'Agba Omer, al tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai, è veramente come cioè Messirut Nefesh, come si dice da noi, perché sono migliaia e migliaia di persone, 40 gradi all'ombra, tu non cammini, ma è la folla che ti porta, insomma, per capire la situazione. E allora avevo chiesto una bracha a Rabbi Shimon Bar Yochai, ho detto a Rabbi Shimon Bar Yochai, se grazie a te Hashem mi risolve questo problema, Bli Neder l'anno prossimo torno, che è tutto dire, tipo suicidio, nel senso di difficoltà. L'anno dopo, il giorno di Rabba Omer, ero sull'aereo per venire in Italia, che era un grande miracolo, senza entrare nei dettagli. Dunque, Baruch Hashem, come si dice, Kedai Rabbi Shimon Ismochalav, Rabbi Shimon ha una forza enorme davanti a Hashem, dunque noi ci appelliamo ai meriti di Rabbi Shimon, e soprattutto domani sera, quando accenderemo la candela e l'Einu Nishmato, chiediamo quello che abbiamo bisogno da Kadosh Baruch Hu, in salute, in parnassà, in nachat dai figli, e sicuramente Hashem esaudirà le nostre richieste, tra le quali anche di avere tempo e forza di studiare più tutt'ora possibile, e grazie a Rabbi Shimon, veramente, che Hashem ci esaudisca tutti i nostri desideri. Batovani Revi Anigla, Zchut Rabbi Shimon Bar Yochai e Zchut Rabbi Akiva, di cui abbiamo parlato anche oggi. Amen. Detto ciò, vi auguro una meravigliosa festa di Lag BaOmer, chi in Israele, allora chi? Anna Milano, Margalida Yerushalayim, Graziella Shulamit Milano, Sondrin Bologna, Nicole Natania, Rachel Chiara, e benvenutissima se non te l'ho detto prima, che è da mo, però non so se l'ho salutata prima. Rachel Chiara da, no aspetta, mi sfugge. Chayamushka Vercelli, Chiara Padova, Ilana da New York, Francesca Milano, Rivka Rossella Natania, Esther Trieste, Simonetta stasera non poteva essere, vi saluta e ci seguirà in differita, e che il shiur sia le tutte noi e le rfuash le ma moshleme di Chaim Roberto Ben Laura Miriam, Beramache Varav Shasagitav, לזכות ילדיי, שילת עזיזה בת סרדינה, דניאל דוד בן סרדינה, מנחם מנדל בן סרדינה, נאווה שילת ומעיין, אמי רחל בת עזיזה וכל אוהביי וכל תומכיי וכל אוהבי ישראל ותומכי ישראל. אמן, כן יהי רצון.